raccontiamo pagine mediche, che cos'è? Ok. Dicevo, Pagine Mediche è una piattaforma italiana nata qui a Salerno che si propone di fare digital health in Italia e perché no poi anche in tutto il resto del mondo. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a offrire a pubblico, pazienti e medici un luogo dove possano appunto incontrarsi e dove possano insieme migliorare la gestione della propria salute accedendo ad un'ampia gamma di servizi digitali orientati sia al paziente che al medico. Oggi abbiamo un traffico di circa 500.000 utenti ogni mese, una newsletter che arriva ad oltre 100.000 contatti registrati. E il nostro focus è tutto orientato nell'ottimizzazione massima dei servizi digitali volti proprio a migliorare la gestione della propria salute. Da pochi mesi siamo online in particolare con due servizi pensati proprio per aiutare il medico nel favorire i percorsi di cura, di aderenza alla terapia da parte del paziente e che sono da un lato il patient kit e dall'altro lato le digital therapies. Parliamo di un servizio, quello del patient kit, che offre al medico la possibilità di accedere ad un catalogo di contenuti e servizi standardizzati pronti all'uso per poter essere condivisi direttamente con il paziente. Solitamente si va dal medico per una visita, magari poi sono necessari dei controlli, degli esami, eventualmente bisogna prepararsi ad un'operazione e il medico solitamente ci distribuisce in formato cartaceo un kit di consigli da poter seguire e il più delle volte questi consigli poi finiscono a casa sul tavolo per essere dimenticati. Noi invece vogliamo, attraverso il nostro servizio digitale, fare in modo che il medico possa inviarli direttamente nella casella di posta del nostro paziente e possa anche monitorare e controllare che il paziente abbia effettivamente consultato questi servizi. Quindi è un ottimo strumento per favorire proprio i percorsi di terapia e soprattutto di aderenza alla stessa. Dall'altro lato invece con le digital therapy ci siamo resi conto che oggi dinanzi a un mercato che proliferava di applicazioni soprattutto mobile anche in tema salute, parliamo di un mercato che oggi vede circa 200.000 applicazioni tra Android e iOS dedicate appunto al settore salute e solo un'applicazione su 5 in generale poi viene utilizzata effettivamente dai pazienti o perché ha dei problemi di user experience o perché non corrisponde esattamente proprio all'obiettivo per cui era stata scaricata o perché in realtà non è funzionale rispetto al percorso terapeutico da parte del paziente. Su Pagine Mediche noi vogliamo mettere proprio a disposizione dei medici e dei pazienti una selezione molto accurata di applicazioni web e mobile che hanno proprio lo scopo di aiutare nei propri percorsi di cura e quindi fare in modo che alla gestione della propria salute si accompagni anche un percorso di prevenzione con l'aiuto di applicazioni mobile che sostengono la salute di ciascuno di noi. Lo stato dell'arte di questa startup? Lo stato dell'arte ci vede praticamente ad un punto di partenza molto importante perché dal prossimo anno il nostro obiettivo è quello di ottimizzare ulteriormente il rapporto medico-paziente espandendo l'offerta dei servizi digitali che vogliamo offrire, quindi permettendo ai pazienti di effettuare prenotazioni di visita direttamente online, aiutare il medico nella gestione della propria agenda degli appuntamenti e ancora fare in modo che sia realmente fattibile anche in Italia il teleconsulto. Quindi la possibilità di poter avere un contatto diretto immediato H24 con il medico e ancora di più grazie alla partnership che abbiamo instaurato quest'anno con il più grande hub e-commerce italiano di farmacie che oggi include oltre 1500 farmacie sul territorio italiano, vogliamo aiutare il nostro pubblico a
avere un percorso totale di gestione della propria cura, quindi non solo avere la possibilità di accedere ad informazioni certificate e qualificate in tema salute, riuscire ad entrare a contatto con i medici, ma anche continuare il proprio percorso di cura acquistando, avendo la possibilità di acquistare direttamente online i prodotti salute. Michele, che cosa pensi di questo, di questa startup? Vabbè, in generale l'e-health, il digital health è il new black, cioè è la cosa più hot che ci sta al momento in tema di digitale, è la cosa che negli ultimi 2 anni attira di più investitori, attira in più anche adesso dopo 2 anni un tipo di immaginario collettivo su ciò che potrebbe fare questa nuova rivoluzione in campo medico, nella medicina. Pagine mediche che non è pagine bianche, vuol dire che funziona, perché lo ricercheranno tutti come è successo a me. È di sicuro una startup però che parte da lontano, se ho capito bene, cioè è già posizionata molto bene sul mercato, ha un gran numero di accessi e quindi parte adesso ai blocchi ben posizionata, cioè ha la possibilità di scalare, già si muove su un territorio nazionale e quindi ha la possibilità di scalare molto bene, di essere molto di più di una startup in breve. Poi il mercato sta diventando maturo, loro si sono mossi da prima che il mercato fosse effettivamente maturo e quindi possono sviluppare sia le competenze che nel frattempo hanno maturato, sia le relazioni che nel frattempo hanno naturalmente cresciuto, hanno creato. Ora l'unico problema è riuscire a creare una piattaforma che sia flessibile, perché tutti questi movimenti, cioè non basta più portare sul digitale quello che prima erano le relazioni nella vita reale, serve naturalmente ricreare, e loro forse in parte lo stanno già facendo, serve ricreare un modello flessibile che possa cambiare da un momento all'altro, perché sul digitale naturalmente tutto può cambiare da un'innovazione a un'altra, ground taking può naturalmente cambiare le regole del gioco, però vedo bene, quindi investitori possono di sicuro guardare a pagine mediche.it.